Buongiorno. Posso salutarla? Certo. Come sta? Bella di mamma. Bene. Siamo venuti oggi a visitare questa casa di riposo che peraltro a Roma ospita un centro oasi. È una casa che ha una piscina e questa piscina è aperta durante l'estate non solo per gli ospiti della casa ma anche per altri ospiti anziani e anche del centro Alzheimer che comunque il Comune di Roma sostiene. In questo modo cerchiamo di alleviare quelle che sono i disagi del caldo. Inoltre questa casa ha anche una casa famiglia al proprio interno e si inizia a vedere dei piccoli progetti di integrazione proprio tra gli anziani e i bambini. Questa è la direzione che vogliamo imprimere ai servizi che Roma Capitale vuole offrire alle persone più fragili. Sì, è un posto molto bello, gratuito e per gli anziani ma anche appunto per gli ospiti di centri Alzheimer, per anche alcune persone anziane prese in carico tramite i presidi sociosanitari della Pharmacap. Quindi è un posto che accoglie in questo periodo estivo appunto proprio gli anziani di Roma, ma non solo, appunto anche i bambini che sono qui con le mamme e che hanno bisogno del nostro aiuto. È un messaggio perché tra loro stanno bene in un posto bello, è un messaggio forse anche per tutta la città. In questo momento abbiamo bisogno di non lasciare soli i nostri anziani e di stare quanto più possibile con loro. Ogni giorno vengono 50 persone, quindi sono stati organizzati proprio dei turni per permettere a quante più possibili persone di essere qui presenti. Ci sono anche degli anziani che vengono dal 13° e dal 14° municipio e possono star qui appunto tutta l'estate facendo molte attività tra loro. Cina è un posto, ripeto, bello, questa è la parte importante. Loro, adesso abbiamo chiacchierato un po' con loro, ci dicono che stanno bene e vedere appunto anziane in costume, in pareo il 3 agosto qui a Roma tra loro in un posto di Roma Capitale è un messaggio importante per la città, ci prendiamo cura dei più fragili.